Tobias Popovic, grazie per essere con noi. Grazie a lei di avermi invitato. Compagnia di? Antonio. Antonio, benvenuto. Grazie. E soprattutto di due bellissimi esemplari che qui vedete con le museruola, non perché siano pericolosi, ma perché? Anche perché allora, io ti chiedo subito, ecco, le regole oggi, la legge cosa prevede, no? Guardi, il pubblico? Allora, ci sta una legge anche molto ben fatta, che è uscita nel 1956 in Italia, e chi l'ha fatto è stata anche piuttosto lungimirante. E questa legge dice che chiunque si trovasse in suolo pubblico dovrebbe usare guinzale, collare e museruola. A parte la legge, c'è una legge del buon senso. Sono cani che fino a ieri sono stati utilizzati nell'allevamento del bestiame, tipo il cane da pastore tedesco che era utilizzato per portare come aiuto nell'allevamento di ovini. Ho visto prima pure un bellissimo pastore belga malinois usato, sì, per meraviglioso. Altri cani che erano utilizzati negli allevamenti dei bufali, delle mucche, come tutti i cani bovari. Non esiste, fino a ieri loro non erano cani da compagnia, erano cani da lavoro. E per migliaia di anni hanno legato un rapporto con l'essere umano basato sul lavoro, sul interagire insieme e aiutarsi reciprocamente. Ce li abbiamo portati qui nelle città, in città di 5 milioni Bravissimo, di abitanti. Bravissimo, bravo. Oggi come oggi, Salazar, il cane non è cambiato tanto, siamo cambiati tantissimo noi esseri umani. Giustamente, se io vado a fare una passeggiata a Roma, incontro magari un amico mio, Salazar, hey, buono, che c'ha una bambina in mano o magari la sua signora in stato interessante, quella persona del cane mio può avere anche un po' di riservo. Sta a me fare in modo di non metterla a disagio, sì, certo. E giustamente di conoscere questo modo di vivere col cane in modo graduale, ma giustamente, come dicevo prima, sta a me a propormi in modo quieto e fare in modo che quella persona potrebbe essere pure disagiata del cane mio. Quindi il buon senso, noi volendo possiamo anche fargli fare un giro, non benissimo. È un problema, se volete, ecco, anche da questa parte, perché non vogliamo costringere né far star male nessuno, per carità, anzi. Fermati. Ecco, devono cambiare un po' anche i padroni. Anzitutto, buon senso, prima cosa. E rispetto molto verso il prossimo, del tipo, le strade dobbiamo ricordarci che sono delle persone, del pubblico, è stato creato la strada per l'essere umano, noi coi cani siamo dei ospiti. È molto importante che viene trasmesso il messaggio che siamo noi proprietari che siamo responsabili dei cani. Ecco, se si sta in un marciapiede, io ho anche un cane, voglio dire, però devo dire anche questo, se si sta su un marciapiede, c'è un cane di una grossa taglia e c'è, magari senza museruola, dall'altra parte una mamma con un passeggino, sono io che devo farmi il problema, non la mamma che sta col passeggino. Bravissimo, non sbaglio. Senza dubbio, in quanto giustamente il bambino, Dio l'ha fatto bambino, è cane, il cane. Ma altrettanto, anche se incontro su strada una signorina, magari una signora un po' anziana, con suo chihuahua del cuore, questa signora magari un pochettino maldestro, ma ci devo rendere conto che quel piccolo chihuahua, per quanto può essere magari audace e poco educato, sicuramente è da tutelare lui, in quanto quel chihuahua, anche se scappa senza museruola, non può recare nessun danno al mio pastore tedesco, al mio presa canario, in quanto sono cani molto grandi, poderosi, per millenni hanno lavorato con animali tipo bufali, mucche, è molto difficile che gli fanno male un chihuahua. Io che ho il cane grande, devo fare io in modo che giustamente quella persona si sente a disagio, e anche se la signora anziana scappa il chihuahua e va addosso al cane mio, non succederà niente. Se il mio c'è la museruola, lo prendo, io lo prendo in braccio e lo restituisco indietro. Senza museruola, giustamente, una bella giornata, in un attimo succede un disguido, anche se una volta su un milione può succedere, perché deve succedere? Il cane è una passione, non dovrebbe essere mai una fonte di guai. Ecco, per legge, perché il buon senso sopra di tutto, ma la legge cosa dice? Guarda, cioè, dipende dalla taglia o no? Allora, la legge è molto ben fatta e le svariate ordinanze che si sono susseguite in arco degli anni non possono sostituire la legge. La legge prevede che ognuno di noi, chiunque c'ha un cane, lo deve usare con guinzale, collare e museruola. Salvo cani da grembo, del tipo a buon senso un chihuahua, che è piccolo così, per quanto può essere impavido, ma anche che gli posso dire un Jack Russell, per carità di Dio, è sempre un Jack Russell, e il danno che può recare è minimo. Al contrario, ma guardi, anche il cane più bravo del mondo sono animali, si spaventa, succede qualcosa, con la museruola sono sempre cavalieri senza macchia. In più calcoli anche l'esempio ideologico, nessuno al mondo mi può criticare, il cane è bravo, guinzale, collare, museruola, tranquillo, non dà fastidio a nessuno, magari un giorno sono esempio anche per gli altri, e magari anche la persona che ha l'animale più impavido
farei indomani in modo di averlo con sello polare quieto vicino a lui. Salazar, molti Tobias, dei problemi con i cani di convivenza tra cani e padroni, uso questa espressione, ma siamo in un rapporto, voglio dire, ovviamente giusto, equilibrato tra uno e gli altri, sono frutto spesso di incomprensione o di gravi problemi di comunicazione? Senza dubbio. Allora, guardi, tante volte l'animale viene frainteso e si pensa al cane oggi, come un pupazzo, possibilmente senza animo, che deve starci sempre al mio buon umore. Il cane c'ha un animo, anche un forte animo, Salazar. Ehi, a terra, papà. Dai, a terra. E più il cane è forte e intelligente, più c'ha bisogno del suo spazio, del tipo. Fino a ieri erano cani che portavano, come dicevo prima, erano utilizzati nell'allevamento zootecnico per allevamento di mucche, di bufali. Il cane c'ha bisogno di fare qualcosa. Mi spiego meglio. Proprietario ideale del cane, la persona che dopo 8-10 ore di lavoro arriva a casa, non vede l'ora di cambiare giacca e cravatta e scarpe formale con tuta e scarpe da ginnastica. Per sé, già prima di avere il cane, fa una decina di chilometri di jogging sulle strade del quartiere. Sicuramente una persona del genere può avvicinarsi al cane come un compagno per quello che lui già faceva prima. Sicuramente il cane non è l'animale per una persona che gradisce una vita da pantofolare. E la cosa più sbagliata è quella di prendersi il cane come un cane da guardia, metterlo in giardino, lasciarli per giorni interi da soli in un giardino con la scusa che quel cane ce la farà a guardia. Ben presto quell'animale diventa un cane, animale solitario, senza niente da fare, e tante volte il suo nervosismo e anche tutto quell'animo e quell'energia che Dio ha messo dentro di sé, se non è messo veramente al servizio di qualcosa, diventa irrequietezza, e questo può diventare un problema veramente. Il cane da sempre lega il rapporto con l'essere umano sul sano cameratismo, ma non il senso politico, il senso di quello che dovrebbe seguire la politica. Io con lei mano in mano a vagabondare insieme, a mettere un passo davanti all'altro, quello che succede in un branco di lupi. Mm-hmm. Guardi come si sposta un branco di lupi, tutti quanti assieme, tutti quanti anche molto ordinati. L'anarchia. Devono chiedere questo: è vero che i cani percepiscono anche le nostre emozioni? Mi spiego meglio, non sono poteri paranormali, ma percepiscono i nostri stati d'animo, che sono magari di paura, di tensione nei loro confronti? Guarda, di paranormale c'è ben poco. Appunto. Allora, prima di tutto l'animale è molto attento al linguaggio del corpo. Uh-huh. Di seguito lui è molto attento di come irrigidisco il viso, di come mi muovo, quando esito, quando mi muovo a scatti, oppure quando mi muovo in modo incoerente. In più noi, nei forti stati di animo, noi come tutti i mammiferi, ci abbiamo dei sfalsamenti ormonali, tipo come in stato di forte stress l'adrenalina o stress molto particolare noradrenalina, sono dei ormoni che ci aiutano in natura a sopravvivere e che accelerano in modo più o meno intenso il nostro metabolismo. Giustamente questi ormoni creano dei metaboliti che vengono espersi tramite la pelle, uh-huh, tramite il sudore, e l'animale lo sente. Mi spiego come in stato di forte stress, giustamente io tutto sono molto agitato, la mia agitazione viene un po' eliminata anche tramite il sudore. Calcoli che un animale la capacità di sentire una goccia di sangue in 1 milione di litri di acqua. Di seguito lui sente questa mia sudorazione un po' alterata, e di seguito la mia agitazione trasmette agitazione anche il mio animale. Infatti un buon capo, un buon proprietario, deve essere un proprietario molto calmo, naso in su, petto di fuori, molto capo, possibilmente che ha avuto altri cani in precedenza, e possibilmente che si riesce a relazionare in qual situazione in modo molto quieto, direi anche un pochetto presuntuoso, del tipo, vieni con me, non provare a chiamarlo, non ti nervosire, in modo molto scontato, cane vieni con me, e il cane ti seguirà senza nessun problema. Per chi magari ha una certa età e un figlio pensa ad esempio a un genitore per dargli anche compagnia, ci sono allora, delle razze più consigliate di altre? Guardi, senza dubbio, allora, io amo da sempre i grandi cani da lavoro, sono cresciuto di famiglia con i grandi cani da lavoro. E tante volte quando qualcuno mi chiama per acquistare il cane e cerco di rivolgere l'attenzione del pubblico verso altri cani, più di qualcuno magari un po' mi critica e mi dice che pubblicizzo in modo errato questi cani. Non è così. Una persona che non ha mai avuto un cane in vita sua dovrebbe iniziare con cani molto quieti, anche molto solari, che sono tutti quei cani da caccia, i cani riportatori, del tipo
una giovane signorina di 18 anni che vuole un cane suo del cuore, molto romantico, che lo deve portare ai prati, giocare con gli altri cani, fare delle lunghe passeggiate con lei, dovrebbe avvicinarsi a un bracco italiano, a un bracco tedesco, a un più moderno Labrador o Golden Retriever. In quanto sono cani molto grandi, sono delle ottime nave scuola della cinofilia. Per migliaia di anni sono stati cani, cani da caccia. Tutti i cani da caccia erano i cani dei paesini, dei tribù, delle congregazioni, si andavano tutti insieme a caccia, e per migliaia di anni si è sempre selezionato animali che avevano una carica aggressiva molto, molto bassa verso l'essere umano. Di seguito sono cani molto gioiosi. E anche se all'inizio, quando sono al primo cane, non c'ho molta destrezza, un Labrador che scappa, va, salta magari addosso a una persona e lo può al massimo leccare, o la stessa cosa col bracco italiano o col bracco tedesco a pelo liscio. Ecco, il nostro, poco fa abbiamo visto il nostro Federico Plotti impegnato a raccontarci la storia di una coppia, ma in realtà è una cosa sola, una unità cinofila, dei Vigili del Fuoco. Sì. Parliamo dell'addestramento. Sì. Allora, quanto è importante e soprattutto c'è un'età dopo la quale è più difficile addestrare un cane? Allora, non è facile generalizzare, sia chiaro. Prima di tutto mi fa molto piacere che mi avete parlato dei Vigili del Fuoco, in quanto rappresentano in qualche modo il meglio, la struttura statale anche messa al servizio del cittadino in momento clou, e chiunque di noi si trova a disagio penso che preghiamo Dio che arriva prima di tutto il Vigile del Fuoco. Allora, addestramento. Tante volte in modo privato l'addestramento viene fortemente frainteso e si pensa alla figura di un addestratore, di un essere in se stesso che prende il nostro cane, fa qualcosa al cane e ce lo dà indietro. E ce lo riconsegna, tipo il pacchetto. Ok, non è così. Non è così. E forse questo il collega del Vigile del Fuoco può spiegare lo molto bene, per bene. Certo. Ok, in quanto l'addestramento avviene anche all'essere umano. Esiste una scuola di addestramento, ma una scuola di addestramento può essere addestramento cinofilo, l'addestramento può essere per football, per atletica leggera. E l'addestramento, la parola stessa, se siamo attenti, significa allenamento, apprendimento. Perché molti dicono, e io li capisco sì. anche, perché sì. Anche noi abbiamo pensato a questo discorso, è un costo, chissà quanto ci costa. Allora, questo, l'addestramento, okay. se è necessario, okay. chi può farlo? Perché molti dicono, guardi, lo faccio io. Ok, necessario. Allora, niente è necessario. Io ho visto tante volte, tante persone private, che avevano cani molto più educati di tanti miei colleghi, per onestà dei fatti. Di seguito a me non mi piace le cose imposte. Certo. Tante volte ho sentito patentino e una cosa. A me personalmente sono contro. Siamo una delle prime imprese con iscrizione alla Camera di Commercio. Di seguito dovrei anche io. No, non è così. In quanto il buon senso tante volte batte la tecnica. Allora, fare o non fare. In qualsiasi posto vi rivolgete per intraprendere un percorso di addestramento, create con quella struttura un rapporto lavorativo, e più questa struttura è trasparente, più conviene intraprendere magari un domani il rapporto. Mi spiego meglio, è come quando si va a una scuola. Una giusta struttura vi accoglierà, vi darà un po' di lezione di prova, vi farà un po' venire insieme alla loro scuola, ai loro ragazzi, dove conoscete il lavoro che svolge, l'ambiente, i ragazzi con cui lavorerete in futuro, perché giustamente è importante che anche quell'ambiente è giusto a quello che noi desideriamo, le svariate attività, se il tempo da impiegare, perché poi la spesa più grande, al contrario di quello che noi non pensiamo, non è la spesa materiale, è la spesa di tempo che noi dobbiamo investire, in quanto già la vita nostra è molto serata, bambini, palestra, scuola, la moglie, il marito, il cinema, tutto quello che abbiamo da fare, lavori extra. Se vediamo che questo addestramento del cane, per dire così, che poi è un posto di congregazione, quello che si fa l'addestramento, si cammina insieme, ci si ferma, si parla, insieme. Si dà la mano, si mette due cani sotto un tavolo, o tre, e quattro, o cinque, si va a cena fuori, si creano delle situazioni di vita di tutti i giorni. E molto spesso, perdonami, so che piace molto la storia da Rambo, vedere il cane che salta in cerchio di fuoco e che fa che... è la millesima parte di quello che significa addestramento, e si inizia con le cose basilari. È come un bambino, se noi abbiamo un figlio e magari aspettiamo che un domani diventa scienziato, iniziamo con lui con la base,
certo, andare a scuola. Non andiamo subito con la B, le formule, la C, di chimica. Un giorno aprirà un libro e leggerà i misteri della vita e magari un giorno insieme a lui diventerò io un bravo genitore e quel bambino un bravo allievo. E poi ci auguriamo davvero che poi quel cane in casa nostra, una volta addestrato, non debba saltare in un cerchio di fuoco, ma che sia il suo istinto, come abbiamo visto, sia il suo istinto più grande ad aiutare e ad aiutarci. Tobias, in chiusura, dopo tanti anni di mestiere e anche di incontri di altre persone che hanno voluto fare questo percorso, loro che cosa ti hanno insegnato? Guardi, allora, mi piace lavorare con i cani piuttosto impegnativi. Per quale motivo? Tante volte, specialmente adesso, negli ultimi 10-15 anni, in epoca, diciamo, moderna, mi si presentano persone con cani di tutti i tipi e mi dicono: no, il cane mio è matto, oppure, non so, il pitbull non si può addestrare, il cane corso e vedi un altro cane deve essere aggressivo. Non è così. Di seguito prendo quello che è un po' più impegnativo, proprio per far vedere che qualsiasi animale si può lavorare. È vero pure che dobbiamo scegliere il cane in modo a quello che noi desideriamo. Mi spiego meglio. Mi esce molto bene quando spiego alle signore: se una signora un giorno si innamora di un maniscalco, si deve rendere conto che si è innamorato di un maniscalco e non si può aiutare a aspettare la mattina che magari che suona Balla dei fior di Adelina. Se tu ti innamori di Richard Kleiderman, non puoi aspettarti che ti ferai i cavalli. Del tipo: aspettiamoci da un Chihuahua quello che ci può dare il Chihuahua, aspettiamoci da un Labrador quello che ci può dare un Labrador, da un presa canario maneggialo e amalo da presa canario. L'importante è che siamo coerenti con noi stessi e il buon senso del padrone. Ok, questo non c'è dubbio. Grazie Tobias, è stato un onore. Grazie a voi, grazie per essere stati con noi.